All'indomani dell'approvazione in Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria, di un ordine del giorno congiunto sul centro turistico del Gran Sasso, sulla questione hanno fatto il punto i gruppi d'opposizione in assise civica che in una conferenza stampa hanno evidenziato i passaggi salienti della vicenda che ruota attorno al centro turistico e che riguarda anche e soprattutto i livelli occupazionali dell'azienda partecipata del Comune dell'Aquila. Abbiamo ottenuto un grande risultato con il Consiglio Comunale straordinario di ieri, a testimonianza che queste sedute che noi richiediamo da tempo, sia di Commissione che di Consiglio sul centro turistico, servivano e servono ancora per risolvere le tante criticità. È chiaro che tutto il discorso, l'obiettivo raggiunto ieri dal Consiglio Comunale non può nascondere e celare quello che invece è stata una mancanza in questi 7 anni di amministrazione Biondi di programmazione, di attenzione alle criticità del centro turistico del Gran Sasso, di monitoraggio su quello che è l'andamento della società partecipata. Fatto sta che in questo momento storico, anche dopo tutte le prescrizioni arrivate dalla Spisa, il Consiglio Comunale non poteva farsi trovare impreparato e l'obiettivo di ieri di dare ascolto ai lavoratori, di dare ascolto ai sindacati, di dare ascolto anche alle organizzazioni che rappresentano il turismo, il commercio, tutto l'indotto della montagna, credo che sia stato raggiunto. L'ordine del giorno racchiude un po' tutte queste situazioni. Il nostro emendamento, il nostro ordine del giorno originario, di fatto è stato calato quasi integralmente all'interno dell'ordine del giorno congiunto, a testimonianza che serviva la programmazione da un piano di gestione del lavoro, un cronoprogramma dei lavori che chiedevano i sindacati, la stabilizzazione quanto più possibile attraverso i concorsi che pure sono stati autorizzati dal Comune da diversi mesi e che ancora non si fanno, che potranno avere magari un di più, una valorizzazione degli stagionali. Ma siamo andati anche oltre, perché abbiamo parlato di turismo, parlando di InfoPoint, degli stagionali dell'InfoPoint e anche di quello che è l'indotto con i ristori per Fonte Cerreto, una fiscalizzazione di vantaggio per Fonte Cerreto e per tutto quell'indotto che oggi sta di fatto subendo questa situazione. L'opposizione ha ridettato la strategia a testimonianza che stiamo lavorando, abbiamo una visione, al contrario di questa amministrazione comunale.